Spaghetti al pomodoro in un bel piatto d'oro. Petto di pollo preparato dal cuoco Cipollo. Gamberi a 40. Gambe e gamberi. Sono la fondatrice e in questo momento anche il presidente dell'Associazione Gli Anelli Mancanti di Firenze. L'associazione da alcuni anni sta cercando di aprirsi al mondo dell'infanzia e in questo caso quindi aprirsi anche alle famiglie. Si è pensato che poteva essere utile fare un dopo scuola per bambini, aiutare quindi bambini italiani e stranieri a fare i compiti e quindi a migliorare le loro performance in ambito scolastico. È veramente una risorsa. L'ho percepita come tale perché i bambini sono tanti che hanno bisogno di aiuto in questi compiti e soprattutto i bambini stranieri, che qui, soprattutto in questo quartiere, sono veramente numerosi. Quindi in un certo senso anche la nostra presenza qua in ludoteca è stato anche per valorizzare noi come seconda generazione, come nuovi italiani, nuovi cittadini, e per dare anche un punto di riferimento sia alle loro famiglie che ai bambini. Gli permetta ai nostri bimbi di vivere anche la scuola, il momento del fare i compiti, anche con più leggerezza, no? Con un accompagnamento gomito a gomito, e il compito diventa un momento di condivisione. E con quel divertimento capiscono veloce, perché stare a scuola con gli altri, con la maestra, c'è un tipo di frustrazione a volte, di paura, però giocando è più facile. E avendo dei volontari che una volta alla settimana insieme a loro fanno i compiti, l'associazione spera, noi speriamo che questo possa essere un aiuto anche in un percorso di autonomia e di miglioramento scolastico, ma anche di miglioramento, diciamo, di inclusione sociale. Vedere che aspettano il venerdì con ansia e le mamme che rimangono perché il venerdì c'è questa opportunità, e questo, la cartina tornasole che ci fa dire bene, continuiamo.